Eccoci qua, ben ritrovati a Una finestra sul mondo. Proseguiamo e oggi parliamo di un tema che insomma, soprattutto nell'ultimo periodo fa molto parlare. Parliamo di lavoro. Eh sì, perché vogliamo capire un attimo, vogliamo fare un po' di chiarezza, no? Su tanti aspetti del lavoro. Parleremo di Green Pass nelle sedi di lavoro, parleremo di reddito di cittadinanza, ma andiamo con ordine. Innanzitutto vediamo i dati. Allora, secondo i dati Eurostat, il tasso di occupazione nel 2020 cala di più in Italia rispetto alla media europea. Dunque si passa dal 59% del 2019 al 58% del 2020. E poi il numero di persone con un lavoro si aggira intorno alla cifra di 22.223.000, con un calo di 464.000 unità rispetto al 2019. Tutto questo è dovuto ovviamente alla pandemia. E durante poi il primo lockdown, tantissimi dipendenti di aziende pubbliche e private hanno sperimentato lo smart working. Si stima che più di 6 milioni di italiani abbiano lavorato a distanza nel periodo di pandemia. Ovviamente non si poteva andare al lavoro tutti in presenza e quindi è stato sperimentato questo nuovo metodo di lavoro. Ad alcuni piace, ad altri no, però insomma è così. Lo smart working è una modalità di lavoro che però non verrà accantonata anche al termine dell'emergenza sanitaria. Pensate che si stima che sarà utilizzato da oltre 5 milioni di lavoratori, quindi continuerà ad esistere questa modalità di lavoro. A causa dell'emergenza coronavirus, inoltre, molte attività, purtroppo sappiamo benissimo, sono state costrette a chiudere e hanno perso il lavoro, pensate, 945.000 persone, che sono davvero tante. E nell'ultimo anno purtroppo sono aumentati anche i disoccupati, parliamo di più 21.000 disoccupati in Italia. E come sappiamo tutti, insomma, la disoccupazione è un grande problema della nostra società. Per questo motivo il governo italiano già parecchi anni fa ha introdotto il reddito di cittadinanza. Ma vediamo un po' di capire che cos'è questo. Il reddito di cittadinanza è un'indennità corrisposta mensilmente allo scopo di integrare il reddito dei soggetti più fragili. Tutto questo servirebbe per avviare un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. Ma insomma, purtroppo non è così come sappiamo. L'INPS ha rilasciato alcuni dati che testimoniano sostanzialmente il fallimento di questo progetto. Il reddito viene erogato a più di 1.200.000 soggetti, ma solamente 150.000 di questi hanno trovato un'occupazione. E poi pensate, al governo questo sussidio è costato una cifra come 15,2 miliardi di euro, quindi una cifra enorme. E poi purtroppo non ha dato i risultati sperati, perché se su 1.000.000 e passa di persone che hanno ricevuto questa indennità, poi solamente 150.000 hanno trovato lavoro, insomma, capite bene che qualcuno se ne è approfittato e ha continuato a recepire il reddito, ma poi non ha accettato delle proposte di lavoro. Per questo motivo il Presidente del Consiglio Mario Draghi in questi giorni sta vagliando diverse ipotesi per modificare profondamente il reddito di cittadinanza. Bene, e poi sempre parlando di lavoro, beh, non possiamo non fare riferimento all'introduzione del Green Pass nelle sedi lavorative. Questa scelta non ha messo d'accordo tutti, ha fatto sì che in Italia aumentassero le persone vaccinate, però ci sono ancora diverse persone che non intendono farlo. Sono scoppiate delle proteste un po' in tutta Italia, la maggior parte sono state delle manifestazioni pacifiche, ovviamente è un loro diritto manifestare, ci mancherebbe altro, però noi tutti ci ricordiamo invece cosa è successo a Roma il 9 ottobre. Un gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo non autorizzato contro il Green Pass e si è diretto verso la sede della CGIL. Sono poi entrati e hanno fatto diversi danni. Queste persone erano guidate da due leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Entrambi sono stati poi arrestati e in Parlamento alcune forze politiche hanno chiesto di sciogliere questo partito con evidenti idee neofasciste.
Bene, e voi cosa ne pensate un po' di questa situazione? E poi perché al giorno d'oggi i giovani faticano a trovare lavoro? Bene, come sempre il nostro inviato è andato al mercato di Rivarolo e ha fatto queste domande alle persone che erano lì per fare delle compere. Guardate. Attualmente lavora e in quale ambito? Adesso lavoro in ambito del commercio, però comunque attualmente sono in cassa integrazione, quindi prossimamente comunque le cose si stanno risolvendo perché l'azienda si sta comunque riassettando, è un'azienda di Torino e quindi spero di poter rientrare, dico, al più presto possibile, quindi voglio dire tutto ciò è capitato anche comunque riguardante comunque quello che sappiamo, la pandemia è un po' il tutto. Lavoro a scuola. Io lavoro, sono nel riscaldamento. Faccio la cuoca. Io lavoro in uno studio di consulenza del lavoro, sono un'impiegata. Accetterebbe di lavorare in smart working oppure no e perché? Il problema principale è la socialità, i bambini hanno bisogno di stare con gli altri bambini. E quindi è stato veramente difficile per noi, ma soprattutto per loro. L'insegnante deve avere a cuore il bambino o il ragazzo, lo studente in generale. Perché no? A parte che nel mio lavoro è difficile, perché devi per forza occuparti direttamente al cliente, però insomma. Il mio lavoro sicuramente no, perché è una cosa manuale, quindi no, però se non trovassi altro, perché no? Io ho lavorato in smart working, non mi è piaciuto e per fortuna sono riuscita a rientrare in ufficio. Se dovessi, non mi è mai capitato, perché no? Se avrei l'opportunità di farlo, lo farei volentieri. E comunque ti dico, ce ne sono tantissimi, so che comunque lo fanno attualmente, le aziende, e secondo me continueranno anche comunque a farlo anche ora, secondo me tanti, sia dopo la pandemia, perché comunque alla fine alle aziende conviene anche, penso, no? E anche poi comunque è anche un lato positivo, perché comunque se vediamo il lato buono e il lato peggiore, no? Comunque per una donna può essere anche il fatto che può lavorare a casa e badare ai propri figli, alla propria famiglia, quindi non è che la vedo una cosa malvagia. Poi sono anche varie tante persone in cui io parlo che magari mi dicono, tante ragazze o tanti uomini, però non è la stessa cosa come lavorare comunque in un'azienda, perché comunque il contatto umano, il contatto, la condivisione comunque con tutti è normale che è diversa, no? Quindi sei un po', tra virgolette, tagliato fuori, diciamo, dal calore, diciamo, di tutto ciò che avviene al momento nell'azienda in cui uno lavorava, no? Voglio dire. Secondo lei, perché i giovani di oggi faticano a trovare lavoro? Non è che faticano. Il problema è che vogliono dare lavoro e pagare poco. Ed è bello così per i grandi. Per i giovani, giustamente uno dice, se ho studiato oppure ho una certa esperienza. C'è chi deve imparare il lavoro, impara, però con uno stipendietto almeno adeguato. Non glielo so proprio dire. Un po' perché non ce n'è, un po' perché non si adattano magari a determinati lavori, quindi. Anche più umili, perché comunque. Perché il mercato del lavoro in Italia non è molto flessibile, anche se si dice che è flessibile, nel senso che ci sono pochissime agevolazioni, riguardano soltanto alcune categorie, alcune fasce d'età, di conseguenza molte persone sono escluse comunque dal mercato del lavoro, non soltanto i giovanissimi, ma anche le persone un po' più adulte, oltre una certa età. Il motivo è perché forse sono anche magari un po' sottopagati, comunque secondo me, e poi magari hanno paura di questi tipi di contratti che sono comunque alla fine trimestrali, semestrali, punterebbero più magari a un contratto comunque a tempo indeterminato, magari per un loro futuro, no? Perché è normale che però comunque io sento, a parte quello, che tanti ragazzi comunque si buttano lo stesso, bisogna anche adeguarsi. È ovvio che comunque io sento anche dire tante famiglie o tanti papà, tante mamme che dicono magari, ma mio figlio ha studiato per ingegneria, no? Se non trovano un lavoro in ingegneria, già loro stessi magari li scoraggiano, tra virgolette, ma secondo me un po' di gavetta si potrebbe fare, poi magari. Se uno ha studiato per quello, facendo delle domande di qua e di là, perché no? Però è importante comunque cominciare, adeguarsi. Se uno ha voglia di fare qualcosa, secondo me
i ragazzi giovani qualcosa trovano. È ovvio che i contratti che avevamo noi, i miei, non sono più, non ci saranno mai più, quindi i ragazzi adesso lo sanno benissimo che loro si devono abituare ormai a questi tipi di contratti di 6 mesi, un anno, e il contratto a tempo indeterminato può cadere, però non è più un dato di fatto. Faticano a trovare lavoro perché i nostri governanti non se ne occupano. Il reddito di cittadinanza è uno strumento valido per ridurre la disoccupazione oppure no? Ma no, un po' ci marciano anche, quindi molto secondo me, perché comunque c'è quello e quindi magari tanti non cercano lavoro. Io credo che invece che il reddito di cittadinanza lo Stato dovrebbe lavorare sul lavoro, quindi permettere alle aziende di restare in Italia e non di traslocare all'estero, ridurre la pressione fiscale sia sui cittadini che sulle ditte stesse. In questo modo in Italia ci sarebbe lavoro e tutti avrebbero un lavoro e non avrebbero bisogno del reddito di cittadinanza. Secondo me no, anche perché comunque alla fine bisognerebbe riguardare tutto, secondo me, anche su questa cosa qua. C'è gente che ha veramente bisogno, però poi magari vedi tanta gente che comunque prende quello, fa un altro lavoro, doppio lavoro. Bisognerebbe andare a verificare veramente a chi ha veramente bisogno di questo reddito. E secondo me, a parte che già il governo lo sta rivedendo, lo sappiamo benissimo, quindi voglio dire, non è che lo devo dirvelo io. E io vedo tanta gente a spasso comunque con questo reddito di cittadinanza, quindi non vorrei che si abituino poi che le cose siano troppo facili così, e chi magari ha questo reddito, io sono comunque dell'idea che comunque deve dare una mano alla comunità, comunque adoperarsi per dare una mano al paese, che ne so, tenere pulito il proprio paese, a qualunque cosa, no? Ma non stare a casa com'è. Però penso che comunque questa cosa qua verrà rivista in un modo più corretto e più equo, no? Potrebbe essere un aiuto se utilizzato nella maniera giusta, ma lì è sempre una questione politica, quindi io non mi addentro in questo argomento. Il reddito di cittadinanza è valido se è usato bene, ma è usato male, ma molto male, perciò serve poco. Che cosa ne pensa di tutte quelle persone che scendono in piazza per protestare contro il Green Pass nelle sedi di lavoro? Che domanda spinosa. Allora, io ritengo che la vaccinazione sia un dovere civile, quindi non sono contro i vaccini, ritengo che ognuno, è vero, debba fare le proprie scelte e che sia libero di scegliere, però in una pandemia bisogna pensare al benessere della comunità e non soltanto quello di se stessi. Se fosse stata una scelta a livello di Unione Europea l'avrei compresa di più. Essendo stata soltanto una scelta italiana, della Spagna, forse della Grecia, nel senso che non è neanche stato così corretto, nel senso non puoi obbligare una persona a fare tamponi ogni 48 ore, come non puoi discriminarla a non entrare sul posto del lavoro, ma può andare a fare la spesa al supermercato o in qualsiasi altro luogo, per cui io magari lavoro in un supermercato, non faccio il vaccino, non faccio il tampone, non posso più lavorare, ma entro al supermercato per fare la spesa. È un po' una, come dire... Allora, secondo me io parto sempre dal presupposto che siamo in un paese democratico e comunque uno può andare a manifestare, però le manifestazioni devono essere sempre non come quelle che abbiamo visto alla CGIL, in cui hanno sfasciato tutto, e quindi quella non la vedo una cosa che vada bene. Protestare si può, l'opinione si può dire, si può fare quello che si vuole, però non si deve esagerare, tanto non è che porta nulla, anzi porta... Abbiamo già passato 2 anni comunque tutti un po' così, no? Vedere ancora in televisione queste cose qua non è un lato positivo per la società, secondo me, no? E quindi, ripeto, la propria opinione si può dire, però sempre nella tolleranza, nell'equità, come la vedo io, poi non so. Assolutamente ragione, anche perché ognuno di noi ha il diritto di scegliere, questa è un'imposizione. Io sono vaccinato, per dire, però nulla mi vieta di non essere vaccinato perché ritengo che non sia una cosa giusta. Cioè, non vedo tutta questa imposizione. Ma io ho fatto il vaccino perché comunque lavoro in un ambito delle scuole, quindi non sarei potuta andare a lavorare. Quindi io trovo che il vaccino è giusto, anche perché sennò questa pandemia non finirà mai.
Allora, la maggior parte dei nostri intervistati attualmente lavora, per fortuna, e ognuno ovviamente nel suo ambito, c'è chi fa l'insegnante, chi è cuoca, chi è impiegata, eccetera. Hanno opinioni differenti sullo smart working, per alcuni è uno strumento valido, però non è applicabile a tutti i lavori. Ovviamente per chi fa la cuoca come fa a fare lo smart working? E per altri invece lavorare a distanza vuol dire non coltivare relazioni sociali, quindi manca il contatto umano. I giovani poi faticano a trovare lavoro perché il governo non si occupa di agevolare i datori di lavoro e quindi li costringono a sottopagare i loro dipendenti. E poi tutti hanno un po' dei dubbi sul reddito di cittadinanza. Ritengono che molte persone richiedano il reddito e poi se ne approfittano. L'abbiamo già detto prima anche di questo. E infine non mettono in dubbio il fatto che vaccinarsi sia un dovere civile, però alcuni dicono che mettere il Green Pass obbligatorio per accedere alle sedi di lavoro sia un po' un'imposizione e quindi non sarebbe poi così giusto questo. Ovviamente ognuno ha la propria opinione e insomma è così. Bene, allora come sempre concludiamo con la puntata con una frase di Tolstoj, celebre scrittore, che a proposito del lavoro disse: possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare. Lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo. Bene, termina qui questa puntata, a giovedì prossimo. Ciao!